Buongiorno da Mirko Minardi, oggi parliamo di consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile. Se vi interessa l'argomento potete andare sul mio blog lexform.it e scaricare il mio ebook Come si contesta una CTU. Quali sono gli errori che frequentemente vengono commessi dai consulenti tecnici d'ufficio nel processo civile? Potremmo ricondurre la molteplicità di questi errori in alcune macro categorie, cioè gli errori che riguardano l'oggetto del quesito, gli errori che riguardano la procedura e gli errori che riguardano la relazione. Iniziamo con gli errori relativi all'oggetto dell'incarico. Qui bisogna anzitutto premettere che talvolta il consulente tecnico d'ufficio commette degli errori perché è indotto a commettere l'errore a sua volta dall'errore del giudice. Perché molto spesso, e questo lo vedo frequentando abitualmente il forum dei consulenti tecnici che spesso postano i quesiti che vengono loro posti dal giudice, molto spesso il giudice demanda degli accertamenti che esorbitano da quello che è il ruolo e il compito del consulente tecnico d'ufficio. Il consulente tecnico d'ufficio è appunto un tecnico che deve risolvere questioni di carattere tecnico-scientifico. È dunque un tecnico che deve aiutare il giudice, che naturalmente è un tecnico della legge, non un tecnico dell'ingegneria, della meccanica, dell'elettronica, dell'industria tessile e così via. Deve aiutare il giudice a risolvere determinate questioni, a interpretare determinati fatti, a stabilire una relazione di causa ed effetto tra due fenomeni della realtà materiale. Quindi questo è l'oggetto dell'incarico del consulente tecnico. Il consulente tecnico non può, non deve, quindi svolgere compiti che spettano al giudice. Il primo, ovviamente, è quello di giudicare. Spesso invece leggiamo delle relazioni in cui fondamentalmente il consulente tecnico scrive la sentenza, si esprime in termini di colpa. Il CTU non può parlare di colpa, la colpa è un concetto giuridico. Il CTU può e deve accertare se ad esempio il chirurgo ha eseguito l'intervento secondo le regole dell'arte medica. Eventualmente, se non l'ha fatto, deve dire se questa metodologia impiegata ha aggravato le conseguenze del paziente, ha aumentato il rischio, ha comportato un intervento più invasivo e così via. Ma il CTU non può parlare di colpa, perché la colpa è un concetto giuridico di cui ovviamente parlerà il giudice. È il giudice che dovrà accertare se c'è o meno una colpa. Questo naturalmente sulla base delle osservazioni tecniche del CTU, come pure l'inadempimento. Anche l'inadempimento è un concetto giuridico e quindi spetta al giudice stabilire se sulla base dei fatti che sono stati allegati e provati dalle parti e sulla base degli accertamenti svolti dal tecnico, se effettivamente può parlarsi di inadempimento. Il CTU deve rimanere nell'ambito tecnico, quindi deve dare una risposta tecnica. Non è raro, ad esempio, che il quesito sia formulato in questi termini. Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminati i documenti, no? Che spesso devono essere interpretati, quale sia la quota spettante a ciascuna parte. Ma spesso per dare una risposta a questa domanda bisogna interpretare un contratto
e il consulente tecnico d'ufficio non può assolutamente interpretare contratti, come non può interpretare norme giuridiche. È questa un'attività assolutamente vietata al consulente tecnico d'ufficio. Qual è l'unica eccezione? Beh, l'unica eccezione riguarda la normativa tecnica oppure gli aspetti tecnici inseriti in un contratto. Questo è l'unico caso, sono gli unici casi in cui il giudice può interpretare le leggi, gli atti normativi in genere e le scritture, quando cioè deve interpretare dei riferimenti di carattere tecnico che quindi esorbitano dalla competenza, dalla normale competenza di un giudice. Sempre con riferimento all'oggetto dell'incarico, spesso i consulenti tecnici ritengono a torto di avere maggiori poteri di un giudice. Il consulente tecnico non ha più poteri del magistrato, che significa che se ad esempio al magistrato non è consentito sostituirsi alle parti nella ricerca di mezzi di prova, lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il consulente tecnico d'ufficio. Quindi non è che attraverso il consulente tecnico d'ufficio è possibile superare il principio in base al quale l'onere della prova dei fatti dedotti in giudizio spetta quasi esclusivamente alle parti. Noi sappiamo che ci sono delle eccezioni, ma di regola solo le parti hanno l'onere di provare i fatti in giudizio. Ed ecco allora che se ad esempio al giudice non è consentito di rilevare una eccezione in senso stretto, cioè quelle eccezioni che possono essere sollevate solo dalla parte, allo stesso modo il consulente tecnico non potrà rilevare o comunque valutare un fatto che integri una eccezione in senso stretto. Facciamo un'ipotesi: l'articolo 1227, secondo comma del Codice Civile, stabilisce che il danno deve essere diminuito laddove la parte, il creditore, con il suo comportamento abbia aggravato il danno stesso. Ora supponiamo che l'attore abbia rifiutato delle cure mediche oppure che nonostante la prescrizione medica gli imponesse di portare il gesso per 60 giorni, dopo 10 giorni abbia deciso di togliere il gesso. Quindi si è assunto la responsabilità, è andato in ospedale, ha firmato e si è tolto il gesso. Ora, questa ipotesi, se ha contribuito ad aggravare il danno, è un'ipotesi riconducibile al secondo comma dell'articolo 1227, che però integra una eccezione in senso stretto, il che significa che il convenuto ha l'onere di proporla con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. Se non lo fa, ahimè, l'eccezione non può essere più introdotta nel giudizio. E naturalmente, se il giudice non può rilevare d'ufficio questa eccezione, nemmeno al consulente tecnico d'ufficio è consentito farlo. Bene, nel prossimo video parleremo invece degli errori procedurali che vengono solitamente commessi durante le operazioni peritali. A dopo.